ho sentito tante cose e comincerò da quelle, però prima volevo fare una piccola premessa. Sicuramente tutti sapete che il Movimento 5 Stelle nasce da una sana rabbia di cittadini che vedono le istituzioni assenti, nella migliore delle ipotesi, o addirittura che utilizzano gli strumenti istituzionali per fare altro rispetto al bene pubblico. E quindi adesso questi cittadini, dopo essersi messi insieme, essersi conosciuti, aver sviluppato in rete con tante associazioni i loro programmi, sono entrati nelle istituzioni. Quindi quello che noi faremo per prima cosa riguardo alla legalità sicuramente è il ripristino della legalità anche da parte delle istituzioni, perché quando si parla di vuoto, qui il vuoto c'è da almeno 17 anni, le istituzioni qui hanno abbandonato questo posto, quindi le situazioni che si sono create e che si sono stratificate in 17 anni sono situazioni determinate dalla necessità di colmare un vuoto che le istituzioni colpevolmente hanno determinato. Quindi non si può pretendere e richiedere la legalità se non si è i primi a darla. Questo penso sia fondamentale. Per quanto riguarda il Santa Maria della Pietà, direi che sono state dette tantissime cose: che cos'era, la storia, cosa vorremmo che fosse, cosa potrebbe essere, cosa non dovrebbe essere. Si parla di partecipazione. Il Movimento 5 Stelle nasce sulla partecipazione, si fonda sulla partecipazione. Perché? Perché noi siamo cittadini che esprimono i loro bisogni partecipando, incontrandosi. Ancora prima di entrare in politica, tutti noi facevamo parte di associazioni, di comitati di quartiere, organizzazioni, metteteci quello che volete. Quindi per noi la partecipazione era il modo con il quale ci scambiavamo le idee e cercavamo di capire cosa fare per migliorare la società. Allora, in questo luogo dei cittadini da anni partecipano, creano, mettono insieme le loro intelligenze, studiano e hanno creato oggi una situazione che è quella nella quale ci troviamo, che ha, diciamo, una legittimazione a mio avviso particolare, il che non significa escludere tutti gli altri cittadini da questo processo partecipato. Però significa riconoscere a questi cittadini che da anni sono qui e che, come è stato ricordato più volte, sono stati minacciati, sono stati perseguiti anche legalmente e per adesso hanno anche una condanna penale. Ecco, significa riconoscere a questi cittadini forse un quid pluris. Ma non perché sono più belli e non perché sono arrivati prima, ma perché la loro attività è quella che ci ha permesso oggi, questa sera, di stare qui e oggi di godere e di fruire di questi spazi pubblici, quei pochissimi che sono rimasti, al posto di invece trovarci strutture della ASL. Per cui sicuramente la partecipazione deve essere perseguita e in tutti i modi, però attenzione, con tante cautele, affinché non si ricominci a, come dicono tante persone, reinventare di nuovo la ruota, non si ricominci a fare una partecipazione che duri 5-10 anni e poi di solito continua a non portare a nulla. Pedonalizzazione, navetta, ostelli, sono tutte cose che il Comune si è già impegnato a fare. Passo, siccome mi hanno detto che ho pochissimo tempo, mi dispiace, avrei voluto parlare tanto, 7 febbraio 2005, giusto? Sì, io andavo, non avevo tutta questa memoria, l'ho evidenziato, ma ovviamente, ubi maior. Il Comune ha approvato una mozione il 7 febbraio 2005, con la quale esprime la volontà e l'intenzione di garantire il mantenimento dell'uso socioculturale dei locali della ex lavanderia, attraverso l'affidamento della loro gestione al comitato dei cittadini che attualmente li occupa. Signori, questo è un impegno preciso, non sono chiacchiere, è un impegno preciso che il Comune ha già preso, e di procedere con il recupero della funzione ricettiva dei padiglioni ristrutturati con i fondi del Giubileo 2000, cioè gli ostelli. Allora noi come Movimento 5 Stelle la prima cosa che faremo è quella di chiedere al sindaco Marino il rispetto degli impegni presi, perché questo è fondamentale. Non bisogna ripartire sempre da zero,
la storia non è la storia solo del Santa Maria della Pietà, la storia è anche tutto quello che è accaduto sul Santa Maria della Pietà. Allora è vero che adesso vediamo e assistiamo a un proliferare di partiti che diciamo si rivestono di un manto bianco e parlano di partecipazione, parlano di bene pubblico, di cose pubbliche, l'uso sociale e tutto quanto, ma questi partiti sono gli stessi che fino a ieri questo protocollo d'intesa, aspetta, non dire la data, stavolta la dico io, 18 aprile 2027, lo so che tu la sai. Ma sono gli stessi che questo protocollo d'intesa e questa mozione e tante altre attività le hanno disattese fino a 2 giorni fa. Allora va bene e credo sia importantissimo vedere che da parte delle nuove dirigenze dei partiti ci sia questa apertura. Aspettiamoli e mettiamoli alla prova sui fatti, però soprattutto non continuiamo a fare chiacchiere, perché quello che ci è stato richiesto questa sera non sono chiacchiere, è una presa di posizione precisa, e una presa di posizione non può prescindere dagli impegni che l'amministrazione si è già assunta, altrimenti ci prendiamo e ci continuiamo a prendere in giro. Grazie. Brava.